Robert De Niro e la moglie Grace Hightower a spazzare via ogni dubbio è proprio il diretto interessato. A quanto pare la salvaguardia della privacy è sempre più importante di ogni cosa, anche a costo di lavare i propri panni sporchi fuori dalle mura domestiche, ed è questo che ha spinto il grande attore hollywoodiano a prendere la parola con tanto di comunicato stampa in cui si chiarisce la situazione attuale tra i due. Robert De Niro tramite comunicato stampa ufficiale chiede il rispetto della privacy sia per lui che per la donna che gli ha regalato due figli, ci ama e rispetta, ma conferma anche la rottura e la fine del suo matrimonio e le difficoltà che tutto questo comporta. In particolare, si legge, io e Grace abbiamo due splendidi figli insieme. La nostra relazione sta attraversando una fase di transizione ed è un processo difficile ma costruttivo, e ancora rispetto mia moglie Grace, è una mamma meravigliosa e chiedo di rispettare la nostra privacy. Una vita privata movimentata. Robert De Niro non è al suo primo divorzio, visto che ha già sei figli con tre donne diverse, e proprio nel 1988 lasciò la prima moglie, Diane Abbott. Solo dopo un'altra relazione importante, quella con Tuki Smith, con la quale ha avuto due gemelli da madre surrogata, De Niro ha conosciuto e sposato l'attuale moglie, Grace Hightower. Dall'unione nata nel 1997, l'attore ha avuto il suo amato Elliot, ma nel 1999 si parlò già di divorzio tra i due. All'epoca nessuno ha mai confermato queste voci, ma nel 2004, in barba ai pettegolezzi, e forse dopo la crisi, i due hanno rinnovato i loro voti e li hanno rispetto almeno fino a questo momento. Questa volta la crisi è stata ufficializzata, ma mai dire mai con De Niro che tra moglie e madre surrogata è il dio delle famiglie allargate e delle seconde possibilità. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.